Hai mai sentito che sono i tuoi errori a definirti? Benvenuti a tutti. Oggi affrontiamo un argomento che tocca profondamente ognuno di noi. Come trasformare i nostri errori in vittorie. Ma prima voglio chiedervi, quante volte vi siete trovati a pensare di aver fallito? Forse avete commesso un errore sul lavoro, in una relazione o in un progetto personale, ma vi assicuro che ogni errore può diventare un trampolino di lancio per il vostro successo. Rimanete con noi fino alla fine, perché esploreremo insieme strategie pratiche e riflessioni profonde che vi aiuteranno a vedere gli sbagli sotto una luce completamente nuova. Iniziamo dal principio. Cosa sono realmente gli errori? Per molti di noi sono esperienze negative, momenti di imbarazzo o addirittura occasioni di dolore. Ma voglio che consideriate una prospettiva diversa. Gli errori sono opportunità travestite. Ogni errore che commettiamo è un momento di apprendimento. La psicologia ci insegna che la nostra mente è programmata per adattarsi e migliorare. Secondo uno studio condotto dalla Harvard Business Review, le persone che vedono gli errori come opportunità di crescita tendono ad avere una maggiore resilienza. Voi siete tra queste persone? Ricordate, non siamo soli nei nostri errori. Ogni persona, da quella più famosa a quella più comune, ha affrontato fallimenti. Il punto è che ogni errore è una chance per crescere e imparare, perché alla fine sono gli errori che ci insegnano ciò che la vita non può. Come disse il filosofo francese Albert Camus, la speranza, al contrario di quello che si crede, equivale alla rassegnazione e vivere non è rassegnarsi. Pensate a figure come Thomas Edison, Steve Jobs o Oprah Winfrey. Tutti hanno affrontato insuccessi che avrebbero potuto fermarli. Edison ha fallito più di 1.000 volte prima di inventare la lampadina e quando gli è stato chiesto di spiegare il suo fallimento ha detto: "Non ho fallito, ho trovato 1.000 modi che non funzionano". Questa è la mentalità del fallimento. È un modo di pensare che ci permette di vedere i nostri errori come parte integrante del percorso verso il successo. Se riusciamo a cambiare la nostra percezione, possiamo trasformare ogni insuccesso in un insegnamento prezioso. Immaginate di affrontare un errore. Se lo vedete come un fallimento, vi sentirete demotivati e bloccati. Ma se lo considerate un'opportunità per apprendere e crescere, il vostro atteggiamento cambierà radicalmente. Potreste chiedervi: cosa posso imparare da questa esperienza? Come posso utilizzarla per il mio futuro? Questo è il potere di una mentalità aperta. Adesso parliamo di introspezione. Quando commettiamo un errore, la tentazione è quella di allontanarci dalla situazione e nasconderci, ma invece dobbiamo fermarci e riflettere. Prendetevi del tempo per chiedervi cosa ho imparato da questo errore, come posso evitare di ripeterlo in futuro. La riflessione non è solo una pratica, è un'arte, e con la pratica diventa un'abitudine. Un buon esercizio è dedicare qualche minuto alla fine della giornata per riflettere sui propri errori. Scrivete cosa è successo, come vi siete sentiti, cosa avreste potuto fare diversamente. Questo non solo vi aiuterà a elaborare l'errore, ma vi darà anche una chiara visione di come migliorare in futuro. Volete alcune tecniche pratiche? Vediamo tre metodi che potete iniziare a usare da subito. Numero 1. Diario degli errori. Tenete un diario in cui annotate i vostri errori. Non solo ciò che è andato storto, ma anche come vi siete sentiti e cosa avete imparato. Questo vi aiuterà a vedere i vostri progressi nel tempo. Numero 2. Visualizzazione positiva. Ogni volta che pensate a un errore, provate a visualizzarlo come un passo verso il vostro successo. Immaginate di imparare da quell'errore e di usarlo per raggiungere i vostri obiettivi. La visualizzazione è una tecnica potente, utilizzata da atleti e professionisti per ottenere risultati migliori. Numero 3. Discussione con qualcuno fidato. Parlate dei vostri errori con qualcuno di cui vi fidate. A volte
un'altra persona può offrirvi una prospettiva diversa e aiutarvi a trovare soluzioni che non avreste mai considerato. Questo non solo vi permette di vedere il problema da un'altra angolazione, ma crea anche un legame più forte con chi vi ascolta. Adesso vi voglio raccontare alcune storie di persone che hanno trasformato i loro errori in successi. Prendiamo il caso di un artista che ha presentato un lavoro e ha ricevuto critiche aspre. Invece di rinunciare, ha usato quelle critiche per affinare il suo stile. Adesso le sue opere sono esposte nei musei di tutto il mondo. Questo è un chiaro esempio di come il rifiuto possa diventare il motore della crescita. Oppure consideriamo infine la storia di un atleta. Ha perso una competizione importante e invece di lasciarsi abbattere, ha utilizzato il fallimento come motivazione per migliorarsi. Attraverso allenamenti intensi e riflessione è tornato più forte e ha vinto il campionato successivo. Questo ci insegna che la perseveranza è la chiave per trasformare un errore in una vittoria. Un altro aspetto cruciale è la comunità. Circondarvi di persone che condividono la vostra visione e vi sostengono è fondamentale. Un ambiente di supporto può aiutarvi a vedere gli errori come opportunità piuttosto che come fallimenti. Partecipate a gruppi di crescita personale o seminari. La condivisione delle esperienze con gli altri può aprire la vostra mente a nuove idee e strategie. Non sottovalutate il potere delle relazioni umane. A volte, un semplice confronto con qualcuno che ha vissuto esperienze simili può fare la differenza. Ricordate, non siete soli nel vostro viaggio. Ogni errore è un'esperienza condivisa. Le storie degli altri possono ispirarvi e motivarvi a rialzarvi ogni volta che cadete. La resilienza emotiva è un'altra competenza fondamentale. Imparare a gestire le emozioni legate agli errori è essenziale per trasformarli in vittorie. Gli errori possono suscitare sentimenti di vergogna, frustrazione o ansia, ma è importante affrontarli con una mentalità aperta. Pratiche come la meditazione e la consapevolezza possono aiutare. Esse vi insegnano a rimanere ancorati nel presente, permettendovi di affrontare gli errori senza giudizio. Quando ci troviamo in una situazione difficile, possiamo fermarci, respirare e riflettere prima di reagire. Questo non solo ci aiuta a mantenere la calma, ma ci permette anche di affrontare gli errori con una mente più chiara. Un semplice esercizio di meditazione è dedicare 5 minuti al giorno per concentrarsi sulla respirazione. Quando notate dei pensieri negativi o di giudizio su un errore, riportate gentilmente l'attenzione sul respiro. Questo esercizio vi aiuterà a sviluppare una maggiore resilienza emotiva nel tempo. Ora, cosa fare immediatamente dopo aver commesso un errore? Ecco alcuni step pratici. Numero 1. Accettazione. Accettate l'errore, senza giudicarvi. Ricordate, non siete definiti dai vostri errori. La prima cosa da fare è prendere coscienza della situazione senza fuggire o negare la realtà. Numero 2. Analisi. Fate un'analisi obiettiva della situazione. Cosa è andato storto? Quali fattori hanno contribuito? Chiedetevi quale scelte avete preso e come avreste potuto fare diversamente. È importante non solo capire il cosa, ma anche il perché. Numero 3. Piano d'azione. Sviluppate un piano d'azione per evitare il ripetersi dell'errore. La pianificazione è fondamentale per la crescita. Dovete essere proattivi e impostare strategie concrete per affrontare situazioni simili in futuro. Scrivete i passi che intendete seguire e impegnatevi a rispettarli. Ad esempio, se avete avuto un errore nella gestione del tempo, potreste decidere di impostare delle scadenze più realistiche o utilizzare strumenti di produttività come un planner o app specifiche. Questo non solo vi aiuterà a evitare futuri errori, ma vi darà anche una maggiore sensazione di controllo. Infine, non dimenticate il potere della gratitudine. Anche nei momenti difficili ci sono sempre insegnamenti da apprezzare. Praticare la gratitudine ci aiuta a spostare la nostra attenzione dagli aspetti negativi della vita a quelli positivi. Prendetevi un momento
ogni giorno per riflettere su ciò per cui siete grati. Questo semplice atto può cambiare la vostra prospettiva sugli errori e sul successo. Ad esempio, potete creare un diario della gratitudine in cui annotate 3 cose per cui siete grati ogni giorno. Questo non solo migliora il vostro umore, ma vi aiuta anche a vedere gli errori come parte del vostro viaggio personale. Ho parlato con molte persone che praticano la gratitudine e la maggior parte di loro concorda sul fatto che è un potente strumento di cambiamento. Questi piccoli momenti di riconoscimento possono fare la differenza nella vostra vita quotidiana. Ricordate, i vostri errori non sono la fine della strada, ma solo una curva nel vostro viaggio. Trasformare gli errori in vittorie richiede tempo, pazienza e pratica, ma con la giusta mentalità e le strategie adeguate potete farcela. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e condividere le vostre esperienze nei commenti qui sotto. E ricordate, ogni errore è un'opportunità in attesa di essere scoperta.